andando avanti, no, stanno predisponendo la stazione di pompaggio, ci sono delle pompe di sollevamento, la manichetta, e lavoreranno anche stanotte, ho capito, con l'ammiraglio, e domani mattina inizia l'operazione di pompaggio. Sì, le notizie che abbiamo avuto proprio adesso proseguono normalmente, senza particolari problemi, è quello che mi premeva, come da programma. Ci vuole tempo, non è semplice, perché la sala macchina è completamente allagata e quindi i sommozzatori man mano scoprono cose nuove a cui devono porre rimedio. Quindi per adesso le operazioni di bunkeraggio, in base a quello che la società ha previsto, inizieranno alle 7 con il prelievo di tutto il bunker della nave e proseguiranno fino alle 18. Se non ci sono peggioramenti meteomarini, alle 18 di domani, 19, poi bisognerà vedere come procedono le cose, le casse bunker dovrebbero essere svuotate e quindi trasferite in una cisterna in porto. Poi si dovrà prevedere, si dovrà procedere il giorno successivo invece con l'acqua mischiata a residui oleosi che è nella sala macchina, che anche quella è inquinante. Il rimorchiatore, ci sono, come vedete, ci sono dei sommozzatori sul gommone, stanno studiando un attimo qual è la situazione, perché dovranno predisporre un piano di rimorchio che dovrà essere però portato all'attenzione dell'ente tecnico del Registro Italiano Navale. Una volta approvato dovremo sapere anche noi cosa è l'intenzione di fare, probabilmente cercheranno di trainarlo con un mezzo della stessa società o rimorchiatore arrivato appositamente da Taranto.